Fabio Gallo, presidente AIS Piemonte. Siamo a Palazzo Carignano per questa 19ª edizione di Bain Ba, Barolo e Barbaresco. Come mai la scelta di questa residenza storica magnifica? Ma abbiamo cambiato rispetto agli anni passati, dopo 19 edizioni bisognava cambiare, bisognava rilanciare, bisognava cambiare anche un pochino la formula, quindi abbiamo anticipato molto il periodo proponendo un assaggio in anteprima, quindi prima ancora del Vinitaly, delle nuove annate appunto di Barolo, quest'anno 2012, Barbaresco 2013. Penso che sia una scelta importante anche perché Palazzo Carignano è proprio in centro a Torino e quindi è un ritorno nel centro di Torino. Ci sono dei progetti in vista per quanto riguarda l'AIS? Ma noi come attività regionale facciamo sempre eventi legati al vino di qualità e anzi questa sarà l'ultima degli eventi Barolo e Barbaresco organizzati con la vecchia formula, perché dal prossimo anno Barolo e Barbaresco diventa international e quindi ospiteremo 10 grandi sommelier di tutto il mondo per farli assaggiare in anteprima appunto i vini del territorio, sempre Barolo e Barbaresco. Mauro Carosso, referente nazionale della didattica e delegato AIS del Piemonte. E due parole su questa manifestazione, sul panorama, diciamo, sullo stato dell'arte del Barolo e del Barbaresco, sia sul mercato italiano che sull'export. Ma il mercato del Barolo, per quello che possono essere i dati, è un mercato confortante, soprattutto per quello che sono le vendite all'estero. Ovviamente all'estero vari paesi hanno un grande interesse verso i nostri vini, soprattutto i vini di territorio, quali sono Barolo e Barbaresco. Il mercato interno è un mercato un po' sofferente, soprattutto il mercato poi locale, al di là dei territori legati proprio alla produzione, le Langhe in primo luogo, ma anche il Piemonte, soprattutto Torino. Io credo che il Barolo, Barbaresco, il Nebbiolo in genere meriterebbe un po' più di attenzione sulla tavola. Ecco, non è ovviamente una bottiglia forse di un vino quotidiano, ci mancherebbe. Però il grande prestigio, la grande qualità che ha il nostro Nebbiolo, declinato in varie denominazioni, dovrebbe suscitare un po' più di passione, un po' più di attenzione anche nell'utilizzo a tavola, del piacere di berlo, perché comunque è un vino che si beve bene, ma soprattutto un vino importante. Giancarlo Lercara, sommelier istruttore della scuola ICIF di Castiglione d'Asti. Questi ragazzi da dove provengono? Vedo dei visi stranieri. Questi ragazzi provengono in parte dalla Corea del Sud, in parte dal Giappone e poi c'è un'altra parte che proviene dal Brasile, insieme a due studenti provenienti anche questi dal continente americano, dall'Ecuador nello specifico. Oggi sono presenti in una rappresentanza di 27 persone, quindi sono 27 chef studenti che hanno deciso di frequentare i nostri corsi, che sono corsi che nascono all'interno di un istituto che nasce a Torino nel 1991 e nel 1997 si trasferisce a Castiglione d'Asti. In cosa consiste questa scuola? Questa scuola in pratica è una scuola di cucina regionale italiana, quindi il fatto che sia Castiglione d'Asti è una notizia meramente geografica, nulla di più. È una scuola di cucina italiana dove però il vino ha uno spazio importante. Enzo Brezza, produttore storico di vigneti di Barolo, quarta generazione. Buongiorno. Se ci può un po' illustrare l'azienda sita in Barolo. Allora, l'azienda sì, è storica del comune di Barolo, diciamo è da quattro generazioni, dal 1885, è sempre sita nello stesso punto, praticamente nella zona denominata Cannubi Muscatel. Qui oggi abbiamo portato quattro Baroli del 2012, perché chiaramente l'anteprima, e quindi si parla dell'annata 2012, abbiamo portato il classico, che noi chiamiamo così, che sarebbe un po' l'idea del Barolo fino, diciamo, agli inizi degli anni 70, quando ogni cantina usciva con una sola etichetta, diciamo, con tutti i vigneti assemblati insieme, diciamo, un po' un coro di voci. E quindi questo classico arriva da quattro vigneti, due nel comune di Barolo, San Lorenzo e il Fossati, poi abbiamo uno nel comune di Novello, la Ravera, e uno in quello di Monforte, diciamo Bricco San Pietro. Andrea Ramello dell'azienda Castello di Neive, che presenta
un barbaresco o più di uno? Abbiamo quattro barbareschi, sono tre 2013 e la riserva 2011. Come 2013 abbiamo un barbaresco base che è l'insieme di tre vigne diverse, assemblate insieme. Poi abbiamo il Gallina, che è un cru unico, sono due vigneti nella zona di Gallina. Poi c'è il Santo Stefano, che è il nostro barbaresco più importante. E come Santo Stefano abbiamo anche la versione riserva, che è un 2011.